A questo punto, canali d'arte, non so se canali c'è. Nel caso la mostra è una grande collettiva, si chiama Il Teatro di Nessuno, è curata da Graziano Meno la Scina ed è una rassegna di fotografie d'artista che in qualche modo lavora sulla ricerca dell'identità contemporanea. L'inaugurazione è il 7 marzo alle 18.30. Paci, la Galleria Paci non credo sia presente, anche in questo caso vi ricordo io che Paci Contemporary presenta la personale di uno dei più grandi fotografi contemporanei, cioè Yves Rondepierre. È una mostra piuttosto particolare che racconta il cinema. È una mostra credo importante, è un artista che dopo la grande è stato consacrato con questa grande personale al MoMA di New York circa 20 anni fa e che poi ci ha messo nelle condizioni di seguire il suo lavoro in modo sistematico. Anche in questo caso è dal 7 marzo, anche in questo caso l'inaugurazione è alle 18.30. A questo punto non so se l'immagine è rientrata, altrimenti darei la parola a Renato che invece chiamerà a dire qualcosa che realizzano qualcosa negli spazi della all'interno del MoCA vengono realizzate oltre a quelle che vi ho raccontato delle altre iniziative, quindi sarei innanzitutto Elena Pivato del Urban Center che ci racconta quello che come Urban Center organizzano all'interno del MoCA. Buongiorno a tutti, grazie. The Global Twins Project è una mostra fotografica che è stata realizzata a cura di Urban Center Brescia sulla base di un progetto di Serena Uberti e di Vivien Allen. Vivien Allen è una fotografa americana di origine australiana che ha voluto realizzare ritratti ai preadolescenti di tutto il mondo. Brescia è la prima città che accoglie questo progetto che nelle sue intenzioni vorrà ripetersi in molte altre città del mondo. Tant'è vero che Vivien sta già facendo degli scatti in altre città. La inseriamo quindi molto volentieri nelle iniziative di Urban Center e anche all'interno del già noto progetto Moving Culture che nasce nel 2014 proprio con l'intenzione di creare un circuito di comunicazione e divulgazione culturale nella città di Brescia. Urban Center coglie anche favorevolmente l'invito di Renato Corsini ad inserire questa mostra all'interno di Brescia Photo Festival, anche e soprattutto perché il tema People è assolutamente calzante con il tema del progetto di Vivien, che è quello di ritrarre le preadolescenti. In mostra ci saranno più di 150 fotografie, sono preadolescenti che la fotografa ha catturato nelle sue esperienze e nelle quali Vivien chiede ai ragazzi di indossare abiti quotidiani, quindi togliersi, spogliarsi da ogni marca, da ogni simbologia diciamo che dia una connotazione, e li colloca davanti a dei muri neutri che sono sì diversi perché colti in diverse città, in diversi luoghi, ma che devono decontestualizzare la situazione. Appaiono diversi? E in che senso? E se una differenza c'è tra questi ragazzi? La si trova nei loro visi e nelle loro espressioni oppure attraverso lo sfondo o attraverso il loro abbigliamento? Vivien sospetta che ci sia un filo comune, ma è pronta anche a essere sorpresa da un risultato opposto qualora esso salti fuori. Lasceremo ai visitatori anche un'interpretazione su questa domanda, cioè che cosa c'è in comune tra tutti questi preadolescenti che sono usciti dall'infanzia ma non ancora entrati nell'adolescenza, in questi sguardi che osservano il mondo e forse ne determinano il futuro. Che
cosa abbiamo voluto aggiungere grazie all'idea di Serena Oberti alla immagine semplicemente fotografica? Un'altra dimensione, che è quella della parola. Abbiamo quindi chiesto a questi ragazzi, che già si erano messi in gioco mettendosi davanti a una macchina fotografica, questo è avvenuto a settembre a Brescia nei giardini di Ambiente Parco e anche all'interno del cortile di Moca, in un periodo non sospetto, consentitemi il termine, nel senso che Urban Center ancora non si era trasferito in Moca, ma già si vedeva che questo era uno spazio che era pronto a pullulare di iniziative. Quindi lì abbiamo fatto un shooting fotografico, lì abbiamo messo in gioco i ragazzi e lì abbiamo chiesto loro di compilare dei questionari, dei formulari che li interrogassero sulla loro città. Che cosa pensi della tua città? Come ti vedi nel futuro? Che cosa fai per salvare il pianeta? Che cosa pensi? Chi sei? E abbiamo chiesto loro di scrivere a mano, riconoscendo nel valore della scrittura a mano una cosa aggiunta, un valore che si sta perdendo perché adesso tutti usano i dispositivi e gli smartphone. E invece riconosciamo in questo un valore estetico, un valore simbolico e anche un valore culturale. Quindi anche con questi questionari abbiamo voluto aggiungere un valore alla mostra. Infine Urban Center Brescia coglie l'opportunità di aver conosciuto questi ragazzi e di aver accolto questo progetto per avere un nuovo e dinamico punto di vista sulla nostra città e per arricchire le nostre attività che, come sapete, sono quelle di partecipazione, di dialogo, di confronto con l'amministrazione, con i cittadini. È un progetto semplice, è pulito, ma come spesso accade con le cose semplici, scava alla fine nel profondo e forse si può dire che è un po' universale. Grazie a tutti.